Perché tanto chi non sa qui, chi non sta qui è perché probabilmente non sa che cosa perde nel non ascoltare il professor Preterossi, mentre il professor Preterossi sa che cosa ha perso per essere qui alcune ore di sonno, quindi per rispetto anche al suo ruolo e al suo bioritmo lo invito laddove vedo che è arrivato un testo, lo invito a raggiungermi sul palco. Ha in comune un peccato originale con Vladimiro Giacchè, viene dalla Normale di Pisa, insegna filosofia del diritto e altre cose e ci dirà quello che gli pare, perché qui siamo, diciamo, liberali, per cui c'è libertà di parola, ma solo in questa stanza. Quando uscite fate attenzione. Prego, Nello. Grazie, buongiorno a tutti, uso il neutro universale perché ci tengo. E grazie Alberto, a tutti voi per essere qui, e grazie Alberto per l'invito. È un piacere questo luogo trasversale che da tempo seguo. Quindi sono lieto di essere qua, di proporre qualche riflessione. Quelli che si occupano di filosofia politica, filosofia del diritto, pare che possano parlare un po' di tutto. Vabbè, andrò per punti, o prendo sul serio lo stato delle cose, e mi concentrerò su alcune questioni che hanno a che fare con la deformazione della forma di governo, diciamo, e con l'emergenzialismo. Sarò secco per forza, perché... Ma innanzitutto comincio col dire che, a mio avviso, siamo di fronte a una ristrutturazione che ha caratteristiche tecno-autoritarie del capitalismo, diciamo dell'Occidente, e che è destinata a portare a compimento un processo di decostituzionalizzazione che è iniziato da un bel po' di tempo. In qualche modo si potrebbe utilizzare la categoria di rivoluzione passiva, quella che Gramsci utilizzava a proposito del fascismo. Cioè, come il fascismo è stata una risposta a una crisi storica segnata anche dal Biennio Rosso, la crisi del dopoguerra, legata agli effetti della Prima Guerra Mondiale, una risposta non puramente conservatrice, nel senso che raccoglie, regressiva quanto si vuole, ma che raccoglie istanze nuove, istanze che erano presenti e che altri non sono stati capaci di raccogliere. Ed è detto, Togliatti nelle lezioni sul fascismo lo dice esplicitamente, distinguiamo i gerarchi fascisti da quelli che sono diventati fascisti, erano in gran parte i nostri, qualcosa non ha funzionato. Ecco, io ho l'impressione che effettivamente quello che abbiamo di fronte è... quindi lo stato delle cose, la crisi del neoliberismo sì, ma anche la risposta incattivita del neoliberismo stesso alla medesima crisi. Ed è una risposta che non ha difficoltà a far fuori fondamentalmente i presupposti stessi della democrazia costituzionale. È un processo di slittamento, diciamo così, che è in atto da tempo, ma che ora, con la vicenda del coronavirus, l'uso, la gestione occidentale soprattutto del coronavirus, l'uso politico e mediatico del coronavirus, ha portato a conseguenze poderose. L'Italia, si dice sempre, ma è vero, come al solito fa da laboratorio degli orrori. Perché in Italia abbiamo oramai una forma di governo nuova, che possiamo definire tecnopolitica, che è ben di più di un mero governo tecnico. Cioè, ogni tanto ci può essere necessità di un governo non tradizionale, diciamo così, perché c'è una qualche emergenza specifica. No, no, no. Oppure, una volta c'erano i governi, diciamo, c'è una transizione breve da condurre in porto. No. Siamo di fronte a una strutturale sinergia che diviene una nuova normalità tra tecnica come politica della neutralizzazione della politica, cioè la tecnica è la politica più intensa nella misura in cui nega e neutralizza la politicità stessa, e una politica, diciamo, unanimista e perbenista. Mi verrebbe da dire che è la riedizione in versione grottesca dell'arco costituzionale, ma senza e contro la Costituzione. Questo è il punto.
senza e contro la Costituzione, che è chiamata a raccattare un po' di consenso, attaccandosi disperatamente a tutto, direi, anche a una retorica francamente inaccettabile su questioni e principi che invece bisognerebbe rispettare. Tanto per essere chiari, i richiami ridicoli, grotteschi all'antifascismo, per cui abbiamo assistito, che sono pure stati puramente strumentali, retorici. E poi chiamata questa politica a fare pantomime in TV e sui social, cioè a fare amuina, a fare casino, a fare finta di fare casino, anzi. Perché poi c'è un lato genericamente simbolico identitario che va vellicato, ma è appunto, lo dicevamo prima parlando con Alberto, è appartenenza senza identità, cioè è una politica fatta di appartenenza ma senza vera identità. Ora, tutte queste pantomime servono, e quindi la pseudopolitica che non decide poi, perché tanto c'è uno solo che decide, l'epistocrate. Noi abbiamo un santo, epistocrate, che decide, anzi sorveglia l'implementazione delle decisioni da sempre già prese. Il pilota automatico, no? Quello di cui ha parlato tanto tempo fa. È ovvio che il discorso politico risulti strutturalmente falso, è ovvio che la gente non vada a votare, ma perché deve andare a votare? Non ha senso andare a votare. Se c'è il pilota automatico, se non c'è niente da decidere, non c'è un conflitto sui fini, sugli indirizzi politici, perché bisogna andare a votare? Il messaggio che è arrivato a una larga fetta della cittadinanza, a larghi strati, è: c'è Draghi, la politica è disattivata, il conflitto politico è inibito, anzi Draghi c'è proprio per neutralizzare il conflitto. Lo dico subito, io trovo, secondo me, il fatto che dopo le elezioni del 2018, quel risultato elettorale, con tutte le sue caratteristiche, per carità, ma che un segnale forte l'aveva dato, anzi due: uno, c'era un netto perdente, uno sconfitto; due, c'erano due forze che avevano chiaramente vinto le elezioni raccogliendo istanze nuove, diverse fra di loro, per carità. Che a distanza di poco tempo ci sia il governo Draghi, Draghi, è semplicemente ridicolo, è ridicolo, è una cosa ridicola, chiaro? Draghi c'è perché deve garantire il vincolo esterno come rinuncia al vincolo interno, cioè a che vuol dire? Come rinuncia a generare autonomamente, secondo il principio dell'autonomia della politica, e consensualmente, un obbligo con noi stessi. E questa funzione di custodia del vincolo esterno in una chiave che per me è anticostituzionale, perché implica la garanzia della disattivazione piena della Costituzione, soprattutto nel suo nucleo sociale e democratico, è rappresentativa della doppia crisi italica, italiana, perché una, il primo lato, diciamo, è quello appunto del vincolo esterno, il secondo è legato alle nostre vicende, alle nostre zavorre, diciamo così, italiche, che hanno portato le classi dirigenti di questo paese a ritenere a un certo punto che l'unica cosa possibile era il vincolo esterno e che non ci si doveva nemmeno più provare a costruire un vincolo interno. Ora, non c'è tanto tempo, si potrebbe provare a fare una genealogia di come si è arrivati a questo. E un po' per gusto provocatorio, questo forse ci scriverò un giorno un saggio più articolato, la butto lì. Cioè, diciamo che lo snodo è il 78, nel 78 la cosiddetta Prima Repubblica, espressione giornalistica che non ha senso, finisce, finisce fra via Fani e via Caetani, ma non nel senso per le cose retoriche, boniste che dice Veltroni, non è questo. Finisce la Repubblica Mortatiana, no? Mortati è il padre della Costituzione italiana, uno dei grandi padri teorici, il più grande costituzionalista italiano. La Costituzione è ispirata
alla sua dottrina della Costituzione in senso materiale. Del resto, diffuse un libretto in cui spiegava Weimar ai suoi colleghi, dicendo: guardate, queste sono le tradizioni a cui bisogna guardare, e dagli errori e dai fallimenti che lì si sono determinati noi dobbiamo imparare. Il centro erano quelle che chiamava le forze determinate, cioè i grandi partiti di massa che organizzano l'energia politica, la portano nello Stato e si fanno carico della Costituzione. Cioè implica un'idea minimale di autonomia della politica. Poi con i limiti, per carità, ma quello è il presupposto. Diciamo che fra quello che è accaduto lì, cioè fine di quella prospettiva, poi ci sono 15 anni di tirare a campare per non tirare la cuoia, con un po' di movimentismo pseudo-modernizzante craxiano, insomma ci sono una serie di cose, poi se ne può discutere, con qualcosa di positivo e molto di negativo, ma è un effetto di un galleggiamento, no? È un galleggiamento che arriva alla stagione costituente del 92-94, in cui sono successe alcune cosine, mi pare, e mentre succedevano delle cose tragiche, notoriamente c'era uno che andava sul Britannia 15 giorni dopo, con grande cinismo. Quindi faccio fatica a vedere in questo Coté e in certi personaggi dei salvatori della patria. La cosa straordinaria è che in quegli anni la classe dirigente del paese, e in particolar modo, bisogna dire la verità, quelli che erano stati vicini a quella prospettiva che si è chiusa nel 78, cioè persino, parliamo chiaramente, un pezzo di sinistra DC e un pezzo del PC, e anche i morotei, si può fare un nome, Beniamino Andreatta, scelgono un'altra strada, opposta, ritenendo evidentemente che non ci fosse proprio più spazio per uno sviluppo appunto autonomo della democrazia rappresentativa italiana, e che l'unica cosa da fare fosse quella di mettersi nelle mani di forze esterne. Ora, naturalmente le forze esterne ti proteggono, ma poi fanno gli affari loro, insomma, no? Come giusto, e perlomeno inevitabile che sia, diciamo, non è che ci si può aspettare altro. E quindi, ora dice, ma perché parla di queste cose che in fondo sono un po' lontane? Ma perché attualmente si sta garantendo, cercando di codificare in tutti i modi, di immunizzare da qualsiasi influsso e da qualsiasi istanza di protesta, di immettere dentro uno scafandro una realtà sociale refrattaria o comunque che fa fatica a starci e sarà sempre di più fra un anno, due, quando il patto di stabilità sarà rimesso in auge. Perché? Perché bisogna tener fede a quella scelta fatta allora. Cioè c'è una logica. Loro si raccontano che è l'inveramento del senso profondo della Repubblica, dell'incontro tra le grandi forze popolari. Purtroppo è esattamente l'opposto, secondo me, cioè la constatazione dell'esaurimento, della fine tragica, dell'incapacità di portare avanti quella prospettiva, e anche, parliamoci chiaro, del fatto che l'idea che sacrificando qualcuno via via poi si potesse salvare il sistema politico, no, non è andata così. Sacrificando una serie di personaggi rilevanti e la loro prospettiva, diciamo che il paese è andato sempre più nell'abisso. Però non ci si può non raccontare che invece siamo i giusti eredi di quella prospettiva antifascista, democratica, sociale, repubblicana. Certo, abbiamo dovuto però pagare un piccolo dazio. Prima, bene o male, tutte le forze politiche della cosiddetta Prima Repubblica, pensiamo alla politica estera, difendevano nelle forme possibili il primato della politica e la sua autonomia. Noi invece poi abbiamo fatto l'opposto. Ma guardate, l'abbiamo fatto a fin di bene, qualcuno forse anche in buona fede l'avrà pensato, io tendo a ritenere che oggi poi oramai sia eclatante che il progetto come minimo è fallito, e quindi bisognerebbe chiedere scusa. Invece vedo che Romano Prodi rilascia un'intervista inqualificabile
alla Stampa l'altro giorno, in cui rivendica il peggio, rivendica tutto e anche con accanimento. Chiaramente si propone, è chiaro cosa hanno in testa, stringere ancora di più le viti. E a questo punto si arriva, se volete, al punto ulteriore. Ci deve essere qualcosa di teologico-politico in tutto questo. Cioè c'è una dimensione appunto fideistica in qualche modo che porta anche di fronte alle evidenze, anche di fronte a una realtà che si va in un altro verso, anche di fronte al fatto che la gente non ti viene dietro, a pretendere di imporre un paradigma, anche se non funziona, dicendo vabbè ma piano piano si aggiusterà, vedremo cosa sarà, compriamo tempo. Penso che non ci sia più tempo per comprare tempo e che comunque, francamente, i costi sociali e democratici siano insostenibili. Ma anche di fronte a questa evidenza, che peraltro si è già manifestata dopo il governo Monti, no? Con i suoi effetti, niente, bisogna fare un piccolo falso movimento per far vedere, illudere che si è raccolto qualcosa, ma poi tornare rigorosamente sui binari del vincolo esterno. Perché quello è il destino dell'Italia. Si dice, vabbè, ma l'Italia ha dei vincoli, tutti i paesi hanno vincoli, persino gli Stati Uniti, nel senso stanno nel mondo e chi sta nel mondo si deve confrontare con altri, quindi persino la più grande superpotenza militare, economica, però c'è una bella differenza fra stare nel mondo rapportandosi ad altri e avendo rapporti con altri e anche scontando il limite che questo non è che puoi far tutto, ma a partire da una volontà di esistenza politica. Cioè la verità è che noi abbiamo una classe dirigente che non vuole che l'Italia esista politicamente, che rifiuta proprio la prospettiva di un'autonoma progettualità politica. È ovvio che ne deriva la radicale disattivazione della Costituzione e del nucleo suo fondante, ovvero il principio della sovranità popolare. Hanno cominciato con i diritti sociali, e per questo c'è stata gli effetti estremi del coronavirus. Negli anni 80 le terapie intensive erano 3 volte tanto. Se uno fa un calcolo capisce che praticamente non avremmo quasi mai avuto un gran problema. Per non parlare del resto, è cambiato qualcosa in quest'anno e mezzo sui trasporti, sulla scuola, intendo proprio anche proprio gli edifici, la gestione degli edifici, sulla sanità territoriale, di prossimità, familiare, niente. E questo è un punto su cui bisogna battagliare parecchio, nel senso che si poteva ammettere come alibi la sorpresa, si poteva ammettere un disorientamento per un mese, 2, 3, ma non 1 anno e mezzo, 2. Vuol dire che c'è qualcosa sotto. Quindi le nostre crisi, compresa questa legata, che non è solo nostra, al coronavirus, vengono da ragioni strutturali, hanno demolito il welfare, hanno demolito i diritti sociali, il risultato si vede. Io insegno al sud, in Campania, la Campania è inguaiata, grazie anche a quel signore che la guida, su cui non voglio nemmeno spendere parole. Però una cosa voglio dire, io mi ricordo benissimo i cartelloni del signor De Luca, pochi mesi prima che scoppiasse la vicenda del coronavirus, che tappezzavano tutta Napoli, non so, pagati con quali soldi, quelli della regione, il cui senso era sanità risanata, non c'è bisogno del commissario, i tagli li ho fatti io, così. Dopodiché tutta quella vergognosa, ripugnante, volgare manfrina che ha alimentato per 2 anni, quasi, è servita a coprire questo fatto. E anche il fatto che si avevano una grande paura di quello che sarebbe potuto succedere e che emergesse che quella situazione drammatica specifica della Campania, come di anche altre regioni, ce l'hanno al sud, ma non solo, perché mi pare un problema ci sia stato anche altrove, al nord, aveva delle cause, non è che era un evento naturale, e del resto erano cause che si potevano rintracciare pochi mesi prima, perché venivano rivendicate addirittura. Per questo viene un senso, lo dico proprio, di
disgusto profondo. Cioè, di fronte a una pseudopolitica che fa quella comunicazione così violenta, così aggressiva verso la cittadinanza, così manipolatoria e mistificatoria, non si può che provare disgusto. La politica del disgusto, no? Dovremmo alimentare una nostra politica del disgusto, francamente, perché in certi casi, quando si supera una certa soglia, una asticella minima, non c'è spazio per nient'altro che per alimentare un vento freddo, gelido, tagliente, che liberi dal puzzo che c'è. Quello lo diceva Borsellino, il puzzo di una classe dirigente mefitica, che non è solo i politici, che fosse i politici che mangiano, è una cavolata, no, è ben altro, perché quello che fa schifo è l'atteggiamento paternalistico da caudiglio, è il trattare la gente, è l'indocilimento che si è generato, è la passivizzazione. Fatevi un giro in campagna e vedrete che cos'è. Però credo, come sempre capita in quella terra, peraltro straordinaria, in quella città straordinaria che è Napoli, un po' come a Roma, che diventa un simbolo, un emblema, cioè diventa un anticipatore, ci dice qualcosa che più radicale, lì accade in maniera più radicale, ma che riguarda tutti noi. Perché uno degli effetti della gestione del coronavirus è stato questo, la passivizzazione della cittadinanza, l'indocilimento, perché la paura, la vecchia storia, è un'arma straordinaria ed è stata usata fino in fondo, una politica terroristica da questo punto di vista, veramente terroristica, tutto per coprire se stessi. Dicevamo della, quindi, disattivazione dei diritti sociali, si inizia così, poi si procede con la disattivazione dei diritti politici democratici e appunto dal governo Monti al governo Draghi questo è. E poi si finisce pure con la disattivazione dei diritti di libertà, perché questa è la verità. La schifezza vergognosa del Green Pass, perché per me è una cosa immonda, è questo. E su questo so che c'è poi anche da discutere con alcuni amici, cioè, però io su questo non transigo, tengo il punto perché ha una valenza simbolica enorme. Tanto è così che potrebbe diventare una nuova faglia, è una nuova linea divisoria, è una frontiera politica, forse anche da egemonizzare, da provare a egemonizzare, perché sta diventando, è una questione molto rilevante, ma è anche un catalizzatore sociale di questioni varie, da un lato è la libertà, ma dall'altro sono proprio questioni legate al lavoro. Oggi, francamente, il custode della Costituzione sono i camalli. E non è un'affermazione populistica, perché francamente sentire quei discorsi che sono limpidi su quali sono i principi fondanti ci sbatte davanti il fatto che chi dovrebbe difendere la Costituzione non la sta difendendo. Oh. Io fra l'altro ancora non ho avuto una risposta a un argomento di fondo, che è proprio basico, diciamo. Ma com'è possibile pretendere di discriminare un'intera categoria di persone sulla base del fatto, cioè di togliergli dei diritti o di limitarli fortemente, sulla base del fatto che compiono una scelta da ogni punto di vista legittima, in assenza di obblighi, doveri, divieti, sanzioni. C'è una sanzione indiretta, cioè ti forzo indirettamente, che è una cosa veramente squallida, rivela una visione del rapporto tra potere e cittadini, questo è il punto di fondo. Assumiti le responsabilità, se hai il coraggio. No, ti forzo indirettamente. E guardate, viene rivendicato da Prodi in quell'intervista, ma in generale lo fanno continuamente, come un nuovo metodo, come un'espressione del genio italico, così si è espresso, quindi come un valore della politica, il nuovo plusvalore della politica è questo, cioè la decadenza, proprio finire in un abisso e dire che stiamo progredendo.
uno si chiede a un certo punto, dice, ma com'è possibile che questi, fra l'altro, insomma, li conosciamo, no? Ma com'è possibile che anche la, ci sia chi gli va dietro ancora? Ci deve essere qualcosa. Appunto, ci deve essere qualcosa che ha a che fare con un elemento di fede, no? Con un elemento di simbolico. E allora, certo, viene fuori il discorso della teologia economica, della teologia neoliberale, della teologia sanitaria, qualcuno dice, o dello scientismo al posto del metodo razionale, perché qui di scienza e di metodo razionale non c'è niente, c'è un fondamentalismo scientista che demonizza ogni dubbio, ogni critica. Io rimango basito. Mi verrebbe da dire, siccome non credono più in niente, e questo è lampante, insomma, e devono credere al Green Pass, e devono credere credono al coronavirus come hanno creduto nell'euro. Intendiamoci, quando dico questo non sto dicendo che il coronavirus non esiste o non è esistito, ma l'investimento simbolico, identitario, morale, di un moralismo senza morale, che hanno fatto su sta cosa, appunto l'uso politico complessivo, svolge una funzione analoga. Io a un certo punto diversi mesi fa, una lampada, ma questo è il coronavirus, è come l'euro, funziona allo stesso modo. Perché è un indicibile? C'è una sfera dell'indicibile, non una sfera dell'indecidibile, come dice Luigi Ferraioli, cioè c'è un nucleo della Costituzione che non si può toccare e anzi bisogna realizzare. No, c'è una sfera dell'indicibile, non se ne può manco parlare, che è la stessa cosa dell'euro. Dai, dell'euro si è potuto un po' parlare, qui c'è anche uno che ha avuto il merito, diciamo, poi anche altri, che poi alla fine di divulgare, diciamo, un problema, no? Non è che, diciamo, accademicamente si può anche parlare ora, ma mai politicamente. Guai, non c'è agibilità politica, guai se diventa un tema politico, tanto che mi pare che sia stato posto un veto a un certo punto, no? All'inizio della legislatura. Era il segno, quel veto su Savora, dell'indicibilità, il marchio, lo stigma. Poi ci sarebbe, ma questo alla fine è anche secondario, però lo dico perché è divertente, cioè alcuni amici o ex amici della sinistra, ma io la chiamo così con il neologismo napoletano, no? Cioè per dire è una roba oramai, è un po' come un blob, una cosa che si è blobizzata. Guardate, faccio presente, comunico che il coronavirus non è il comunismo. Cioè qualcuno forse si è messo in testa che il coronavirus, è il segno di un disturbo, fosse l'anticamera del socialismo insieme al lockdown. No, cioè non è quello. State tranquilli, non è quello. Perché è passata pure questa idea, c'è un'autonarrazione per cui no, si sicura della sanità, il principio, prima l'hai distrutta, poi dopo te le curi. E comunque, pure il diritto alla salute si deve bilanciare con tutti gli altri, e cioè innanzitutto con i diritti di libertà, occhio. E lo dico non solo credendo, ma apprezzando profondamente il fatto che la nostra Costituzione affermi doveri inderogabili rispetto a tutta una serie di diritti sociali, di cui certamente quello alla salute è al centro, è molto rilevante, anche se penso sempre riferita alla campagna e non solo, anche se pure quella all'istruzione, magari. Ecco, dire che intanto le donne stanno a casa perché ci pensano loro e poi comunque in qualche modo faranno, e poi chi se ne frega se ci sono dei quartieri in certe città dove magari è particolarmente importante andare a scuola, no? Non rimanere a casa perché sei abbandonato a te stesso, ma chi se ne frega perché c'è il coronavirus? Beh, è una cosa di cui bisogna vergognarsi. Ci sono personaggi che hanno dominato la scena in questo anno e mezzo, possono fare una cosa sola, vergognarsi e chiedere scusa. Io su questo sono un transigo, nel senso che per me questa è una faglia, è una linea tracciata che non dimenticherò mai. È una frontiera politica. Per questo penso che sia possibile anche costruire su questo. Perché tanto parliamoci chiaro, ma via a conclusione, non voglio prendervi troppo tempo. La vera questione è che fare, come diceva qualcuno. Nel senso che abbiamo capito
che non basta votare, al di là del fatto che non è detto che ci rimandino a votare, non lo so, speriamo, diciamo, prima o poi si voterà, no? Forse sì, se non si inventano qualche altra strana emergenza. Però non è un basta quello, perché purtroppo l'emergenza, l'emergenzialismo, no? Uno dei temi di questo breve discorso, è la nuova forma di governo. Cioè, la forma di governo tecnopolitica c'era una misura in cui, che ha un inevitabile slittamento autoritario, o neo-autoritario, si nutre di emergenze. È stato evocato lo stato di eccezione, no? Quello schmittiano, quello che era costituente, però, fondava un nuovo ordine. E non è quello. O meglio, si creerà così anche un nuovo ordine, ma non con la forza e l'evidenza esplicita di un potere costituente, ma con uno slittamento progressivo per cui ti sembra che, che in fondo ogni cambiamento sia, sì, certo, viene percepito, ma sia anche sostenibile, e però alla fine sei altrove, sei sicuramente fuori dallo Stato costituzionale di diritto, ma sei in un altrove che è anche un altrove culturale, antropologico, sei in un altro habitat. Quindi il paradosso è che certo che emergenza e eccezione in teoria sono distinti, ma il problema è che a un certo punto l'accumulo dell'emergenza, l'uso costante e ripetuto, produce semplicemente lo stato d'eccezione. Cioè una situazione in cui tutto quello che vigeva prima non c'è più e c'è un nuovo potere che è per sua definizione arbitrario. E che credo che abbia interesse a non essere costituente, cioè a non costituire un ordinamento nuovo, perché è la forma, perché deve poter operare, ecco il potere neoliberale, deve poter operare per gestire, tenere in piedi faticosamente il caos globale, diciamo così, senza doversi vincolare, senza dover stabilire un patto in qualche modo, senza trovare un limite. E quindi in questo senso siamo di fronte a una strana forma di potere illimitato. È anche una difficoltà pure per gli studiosi, nel senso che è difficile trovare categorie adatte, perché io diffido dell'uso un po' facilone, totalitarismo, è già in sé una categoria problematica, figuriamoci se la possiamo utilizzare. Però è chiaro che non si possono nemmeno utilizzare le categorie normali, tradizionali. Certo. La dicotomia, cioè il rapporto che c'è fra emergenza ed eccezione ci aiuta, perché il problema è che l'emergenza a un certo punto si fa eccezione. Questo Kaczmint l'aveva capito, l'aveva detto, quando distingueva fra dittatura commissaria, quella romana, legata all'emergenza circoscritta nel tempo, nello spazio, nel mandato, nel tema, nell'argomento su cui si esercita un potere, diciamo, emergenziale o eccezionale, e la dittatura sovrana, che invece è un rivoluzionaria anche, è tipica della modernità e che è costituente e che tratta l'eccezione, usa l'eccezione. E lì aveva già capito delle cose, sì, distinzione concettuale, cioè aveva messo in evidenza una distinzione concettuale. Peccato che lui stesso dice, occhio, perché soprattutto nel mondo moderno è facilissimo che la dittatura commissaria diventi sovrana. È facilissimo che da un'emergenza circoscritta si passi a un'eccezione sistematica. Peraltro qui di circoscritto non c'è un bel tubo. Perché questo vale dal primo momento. Cioè si è invocato, anche dal punto di vista più tecnico-giuridico, io non sono tanto convinto che effettivamente sia stata trattata un'emergenza circoscritta. Si è invocato, sì, formalmente c'è una catena delle norme che è stata formalisticamente più o meno all'ingrosso rispettata, poi si potrebbe discutere su quel punto di partenza che Massimo Luciani, studioso bravo, un bravo costituzionalista, aveva indicato, insomma, la salus rei publici, ma il problema è qui si interpreta abito, chi interpreta, chi giudica qual è la salvezza, la salute della Repubblica, già lì diventa problematico, ma poi sta catena normativa si appoggia tutto sulla protezione civile, sul codice della protezione civile, che si occupa di terremoti, di emergenze circoscritte nel tempo, nello spazio e specifiche.
Si invoca, volendo, si potrebbe invocare la necessità, no, Santi Romano, appunto, famoso saggio dei primi del Novecento sul terremoto di Messina. C'era la necessità di intervenire, ovviamente, ma è questo appunto, il coprifuoco, io non l'ho sopportato, per me era insopportabile. Perché? Perché era una cosa indeterminata, diluita all'infinito. Era il segno dell'arbitrio del potere. Perché? Terremoto a Messina, giustamente Santi Romano dice, vabbè, il governo ha messo il coprifuoco per qualche settimana o qualche giorno, per ragioni fondatissime, oggettive e delimitate, ben circoscritte, lì l'ha messo, no, dovunque, perché è ovvio che ci possono essere gli sciacalli in un terremoto distruttivo che vanno nelle case, rubano, fanno. Ma qui era insensato dal punto di vista razionale e anche scientifico, e quindi era un messaggio altro. Era della serie, o non è che potete fare quello che vi pare, vi concediamo tutto noi. E comunque un rubinetto, mi è stato detto proprio dall'interno, sai, è un rubinetto che si apre e si chiude, e noi dobbiamo far vedere che si chiude, e se sono buoni un pochino lo apriamo. Allora c'è una funzione simbolica, allora siamo, come dice Canetti, no? Il gatto e il topo, noi siamo come il topo col gatto, la nostra libertà è la libertà del topo con il quale il gatto, io adoro i gatti, però insomma sono bei felini, gioca. Cioè noi siamo nelle grinfie del gatto, e non è questa la libertà dei moderni, non è la libertà, non è il concetto di libertà, è un'illusione di libertà, è la libertà che ti concede il potere fino a che gli fa voglia di illuderti che tu sia libero, per darti per giocare appunto. Allora, io ragazzi ho sempre spiegato, agli studenti ho sempre detto, ragazzi, questa è una lettura radicale della questione del potere, del rapporto con i consociati, ma dobbiamo fare di tutto perché non sia così, e soprattutto il quadro che le costituzioni democratiche hanno definito è un altro. Oggi che gli racconto? Infatti l'anno scorso ho cominciato il corso dicendo, ragazzi, cominciamo col dire che tutto quello che modello normativo non sta in piedi, non c'è più. Siamo dall'altra parte, siamo oramai andati da un'altra parte. Ecco perché sovrano è chi discrimina i non vaccinati, quel pezzo aveva scritto, perché richiamava volutamente la questione, perché hanno capito che c'è un terreno nuovo, inatteso, ci si poteva arrivare in effetti che la questione sanitaria era quella, un grande tema facilmente usabile per non fare ordine, ma provare a fare una manovra di rassicurazione, per indocilire, per tenere buoni. Io credo che la gestione di tutta questa vicenda abbia un fine, prendere tempo, tenere in piedi con le pece, proprio con le pinzette, un quadro che crollerebbe, e tenere buona la gente. Altro è post-democrazia. E qui è semplicemente una fuoriuscita da un orizzonte emancipativo, moderno, cioè è una questione di civiltà antropologica. Noi abbiamo di fronte, davanti a noi, spiattellato proprio, un nodo che è un nodo di civiltà antropologico. Direi che questo sì va anche al di là delle appartenenze politiche, cioè è una questione estrema. Per questo penso che occorra una nuova trasversalità. Per questo penso che bisogna capire, ci vogliono, ovviamente, perché il fallimento è evidente, no? Quello che è successo nel 2018, si è votato in un certo modo, adesso siamo di fronte a un fallimento. Quella prospettiva è stata sconfitta. Bisogna anche chiedersi, appunto, togliattianamente, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ora, gli altri saranno cattivi, attrezzati, potenti, però intanto uno ragiona anche sui propri limiti. Sì, da una parte c'era un limite culturale e anche di, certo io non credevo a quel punto, di consistenza, proprio di consistenza politica. Cioè se bastava un taglio di capelli migliore per conquistare certe persone, per tenerle buone, glielo pagavo io. Cioè non è che, cioè, io a questo livello io non ci credevo se arrivasse. Comunque, diciamo che c'è la questione di avere idee e una classe dirigente alternativa ma attrezzata. Perché, fra l'altro, semmai, la vedo improbabile, ma comunque,
si trattasse di prendere il palazzo d'inverno, poi bisogna metterci le persone giuste e bisogna anche spazzare via non solo i vertici apicali, ma almeno una trentina di alti funzionari che lavorano non per l'Italia ma per qualcun altro. Bisogna capire come si fa a risolvere il problema di quel partito che non si deve presentare alle elezioni ma determina la politica italiana, diciamo che è il partito degli apparati, il partito del presidente. Vogliamo dire che siamo oramai in un semipresidenzialismo di fatto strisciante, rispetto al quale forse bisogna pure porsi delle domande. Io non so presidenzialista, anzi sono antipresidenzialista, però francamente se ci siamo bisognerebbe pure allora provare a capire come si fa o a uscirne e ritornare a un modello chiaro e corretto, cioè di democrazia parlamentare rappresentativa con con delle funzioni poi di garanzia di organi neutri, di poteri neutri, oppure forse è meglio prendere atto e passare alla legittimazione politica, politico-democratica. Almeno ci sarà un conflitto, almeno lo sceglieranno i cittadini. Comunque esplicitiamo il problema, discutiamone. E dopodiché, appunto, bisogna anche... Ci vuole molto realismo politico, ma non per fare accordi di basso livello o rinunciatari, ma perché bisogna sapere che poi c'hai delle forze cospicue che se diventi un problema si attrezzano e provano pure a farti fuori. E quindi, come dire, devi diventare difficile far fuori. Non può essere affidata a un singolo, ci vuole appunto un'organizzazione, delle risorse, dei soldi, quindi c'è da fare un lavoro anche sul cambiare radicalmente la visione per cui la politica, no, per carità, è una roba che non va finanziata, non ci vogliono i soldi pubblici, eccetera. Cioè è, come dire, un mutamento radicale a livello prepolitico, come verrebbe da dire. Quindi c'è un grosso lavoro culturale da fare, tanti di noi lo stanno facendo, noi lo facciamo, questa volta la cito con la Fionda. Andatevela a vedere se non la conoscete, ma penso se la conosciate, la fionda.org, e che dove c'è un sacco di giovani svegli che potrebbero essere un domani anche un vivaio, o anzi già lo sono. E dopodiché, bisogna smetterla di pensare che il potere e il conflitto sono brutti, perché la politica è questo, è lotta per il potere e rappresentanza del conflitto sociale. Naturalmente è contropotere, per me è contropotere soprattutto, tanto io sarò sempre contro il potere che c'è. Quando Alberto Bagnai, Giacchè, Borghi saranno, o chi volete, al governo del paese, io romperò le palle. Cioè, comunque, perché ci vuole qualcuno che controlla. In questo mi sento, è il lato della tradizione liberale che mi porto dietro, liberal democratica. Questo bisogna portarselo dietro. Dopodiché ho la sensazione che purtroppo bisogna attrezzarsi con molto, appunto, è un mix di slancio radicale e di realismo politico, cioè il recupero di una cultura politica vera, autentica. Si tratta di ripartire proprio, se si vuole, da Machiavelli fino a Schmitt, cioè bisogna che nella testa della gente passi... Bisogna che tutte le stronzate escano dalla testa delle persone, cioè tutte le convinzioni banalizzate, semplificate, appunto le cose di cui ci si occupa quotidianamente come armi di distrazione di massa, tutte appunto le appartenenze non identitarie, e ci si rimetta al centro le grandi questioni, che sono quelle economiche, certo, ma certo sono anche quelle geopolitiche, sono quelle istituzionali, sono quelle che hanno a che fare con... alla fine con qualcosa, e che questo mi rende ottimista, con la politicità dell'umano, cioè con qualcosa che qualifica il nostro corredo, la nostra seconda natura, diciamo così, quasi il nostro corredo antropologico, che è comunque artificiale. Noi possiamo immaginare un'umanità talmente appiattita che diventa impolitica? Questi hanno in mente questo. Guardate, la tecnopolitica serve a questo, ad avere finalmente un'umanità definitivamente immunizzata dal conflitto, definitivamente piatta e per questo docile. Ma noi non possiamo essere contro questa cosa, per una ragione che è politica, economica, legata agli interessi, tutto quello che volete, ma ancora più radicalmente per una ragione di civiltà. Questa è una battaglia di civiltà. Grazie.
hanno sterilizzato il podio, così non corro il rischio di avvelenarmi, perché diciamo. Bene, allora, cari amici, se non conoscevate il professor Peterossi, adesso lo conoscete. Mi sembra di capire che sia stata una sorpresa positiva per molti di voi. Io, come penso sappiate, e non tanto io, ma insomma il lavoro che viene fatto qui si riconosce in molte delle questioni che sono state sollevate dal professor Preterossi, penso che sia anche per questo che D'Annello, insomma, che ha accettato l'invito, ma sappiamo che l'avrebbe accettato anche se noi l'avessimo pensata in modo diverso. In un paese in cui è difficile trovare qualcuno che ti invita se la pensi in un modo diverso. Vi evidenzio alcuni punti. Quando ha detto che ci deve essere qualcosa di teologico-politico, ci deve essere qualcosa di fideistico, quante volte ci siamo detti che noi apparteniamo a una... certe volte nel leggere i documenti, anche legislativi, che mi passano sotto, no? Dove c'è scritto gli stati membri la cui religione è l'euro, la cui moneta è l'euro, io istintivamente sostituisco alla parola moneta la parola religione, perché è chiaro che c'è una dimensione ormai scissa da una razionalità in tutta una serie di scelte che si fanno. C'è un elemento fideistico che mi preoccupa, perché l'esito di questo elemento fideistico è quella cosa su cui secondo Michel poi si fonda il mito del progressismo, del guardare avanti per non guardare indietro, perché l'esito di una guerra di religione è una notte di San Bartolomeo, è l'orrore, i 200.000 morti in una notte, ricordate quando ce lo siamo detti a Nemi, rapportati alla popolazione italiana odierna, qualche cosa che tutti noi vorremmo scongiurare, ma purtroppo è impossibile portare il dibattito sul piano della razionalità, perché è impossibile avere spazi di dibattito e perché è precluso lo spazio alla razionalità. Quindi siamo totalmente d'accordo su questo. Lo scientismo è esattamente il contrario della scienza, perché preclude la dimensione del dubbio, del dialogo. Inutile dire che qualcosa si può fare, abbiamo provato a farlo, risolvere il problema degli apparati. Noi avevamo depositato un disegno di legge, per esempio, per adeguare la governance della vigilanza nazionale a quella della vigilanza nazionale degli altri paesi. Ho sentito un barlume di emozione nelle prime file, e vedo che è arrivato il deputato Borghi, che appunto è stato uno, perché è abbastanza per rompere alcune autoreferenzialità, per chiarire che chi fa politica, segnatamente politica creditizia, a proposito vi do la bella notizia che oggi i soldi che voi dovrete mettere dentro MPS perché se la prenda Unicredit sono passati da 5 a 7 miliardi overnight, così almeno cominciate a mettere i soldi da parte. Ecco, per provare a rompere delle autoreferenzialità, giustissimo il fatto che non serve a nulla prendere il palazzo d'inverno se poi non hai chi metterci, ce lo dicevamo ieri notte verso l'una e mezzo. Anche il tema del presidenzialismo di fatto fu oggetto di una specifica sessione qui con dei costituzionalisti, Azzariti, Cerrina Feroni, quindi in qualche modo, perché vedete, il tema è che oggi viviamo una situazione in cui colui che non può essere nominato e che è totalmente unaccountable sulla base della fictio iuris di essere arbitro anziché giocatore della situazione, ha anche un altro vantaggio, che la maggior parte, vantaggio dico rispetto, poniamo, a un Luigi XVI o a un Carlo d'Inghilterra, che la gente non sa che il potere è lì. C'è il grosso tema della responsabilità politica. Aver eliminato il dibattito, aver eliminato il dialogo, aver demonizzato il conflitto, a me dà un fastidio, mi urtica quando c'è una dialettica politica all'interno del mio partito, c'è, ne abbiamo parlato ieri sera anche con molta franchezza, forse pure troppa, c'è fra i partiti come ci deve essere,
e i giornali titolano "A politica litiga". E che deve fare la politica se non litigare, cioè confrontarsi? Chi demonizza in questo modo il dibattito, derubricando al litigio qualsiasi confronto fra istanze, fondamentalmente è un fascista, è radicalmente un fascista. Questo è il punto. E ce ne sono tanti in giacca e cravatta o anche in maglietta e telecamerina sulla base del principio "ma io sto lavorando". Ah, va bene, allora mettiamola così. Qua i casi sono due. O io sono un rappresentante dei cittadini e mi devi rispettare, o io sono un lavoratore come te e mi devi rispettare ugualmente, forse ancora di più. Ma io non mi sento un vostro dipendente, voi non mi pagate lo stipendio, io vi rappresento, è una cosa diversa. Questo è un altro punto che non è stato toccato. Però io, c'è solo una cosa su cui secondo me sarebbe necessario un approfondimento e un dibattito. Sono assolutamente d'accordo che l'uso che si sta facendo di questa cosa serve a indocilire. Io mi sto chiedendo quanto, se serve a indocilire, possa anche servire a egemonizzare. Cioè, in altre parole, lo ridico, se, perché non è da oggi, sono 30 anni che la Costituzione non viene difesa. Non è da oggi, sono, nella mia esperienza personale, 10 anni che c'è un indicibile politico. Ma la gente si sveglia oggi per quella roba lì, che mi rendo conto che è una violazione dell'integrità fisica, ma ci siamo anche detti che anche essere schiacciati da un telaio per aumentare la produttività dell'8% in assenza di altri strumenti per recuperare la competitività è una lieve violazione dell'integrità fisica, con probabilità di essere letale pari a 1 anziché a 0, non so che cosa. E quindi, siamo sicuri che questa sia, fra virgolette, la volta buona in cui si riesce a, diciamo così, costruire una nuova solidarietà attorno a difesa di certi valori costituzionali? Io vi devo dire che sono molto pessimista. Vi confesso il conflitto di interessi. In 10 anni ho cercato di provato a costruirla sta roba. E tutto sommato non ci sono riuscito. La sconfitta c'è stata quando, diciamo, nella dimensione politica, ce lo dobbiamo anche dire, cioè è inutile non ammetterlo. Di quella sconfitta si potrebbe ragionare sulle dimensioni tecniche, su che cosa avremmo potuto fare di diverso. Sicuramente c'è stato un tema di impreparazione della classe dirigente, ma è evidente. Però la questione che abbiamo davanti, che più volte ho sollevato e su cui magari non so se io non voglio scombinare totalmente l'agenda della giornata, ma abbiamo mezz'ora di ritardo, se la internalizziamo e se Nello vuole darci una riflessione su quanto ciò che serve a indocilire possa essere utilizzato per egemonizzare, io sono pessimista. Non so se vuoi. Capisco. Io non è che sia invece così ottimista, nel senso che penso vai, adesso è fatta. Però credo che un campo si sia aperto e anche una consapevolezza. Tu dici, ma come? Ma anche da prima la Costituzione è disattivata, certo. Nel foglio, le cose che avevo preparato c'era tutta la sequenza, ma insomma, tanto la sappiamo, ed è la stessa logica. Però attenzione, quello che tu dici, ma in fondo quella puntura, ma lì tocca, è una presa diretta sulla vita, direbbe Giorgio Agamben, sulla nuda vita, come dice lui, diciamo sulla mera vita. Cioè questa cosa che ti arriva direttamente sul corpo, e che non è una novità, la politica nasce con questa presa sul corpo, però adesso è su scala, è la popolazione, la gestione della popolazione. Tra l'altro il paradosso, ora questo è un inciso, cioè i biopolitici di fronte a una situazione, il biopotere, quelli che hanno teorizzato il biopotere ci hanno anche rotto l'anima, francamente, per decenni. Ora sarebbe l'occasione, sono quasi, a parte qualche preziosa eccezione, sono tutti schierati, gli va bene a tutti. Cioè il biopotere, ok, bene, fai,
Io avevo capito che tutto il discorso sul biopotere era per criticarlo, per contrapporsi. È impressionante, cioè gli intellettuali sono impressionanti, veramente. Se uno rimane basito, io infatti oramai parlo solo col barbiere, ma non è una cosa populistica. Cioè io mi capitavo più volte di parlare con persone che fanno cose reali, gli dice e quelli già lo sanno hanno, o capiscono. I colleghi, tranne alcune eccezioni, ce ne sono alcuni qui ora, è dura, e qui c'è un problema anche di ceto intellettuale, un pezzo di classe dirigente è il ceto intellettuale. Se è chiaro che se si crea un senso comune in cui si crede alle favole e si alimenta questa roba, è un problema grande. C'è un problema in questo paese di conformismo piatto. Poi insomma, qui siamo al punto che c'è la gente che rivendica, cioè c'è il servo che venera il proprio padrone. Parliamoci chiaro, la servitù volontaria è una vecchia storia. Su. Quindi alla tua provocazione dico che il rischio c'è che questa non sia solo un indoscelimento, ma un terreno di egemonizzazione, per fare egemonia. È la loro scommessa, parliamoci chiaro. Questi pensano, adesso quello che non voglio manco nominare, che incredibilmente è ancora ministro della sanità, l'ha teorizzato in maniera un po' grossolana, diciamo così, naif, però l'ha detto. Tu dici, ma com'è possibile? Perché quelle cose che erano gravissime, tanto venivano viste, lo sai, di me, ma è una cosa economica, tecnica, sembravano, dice no, ma quella è tecnica, è passata questa cosa, non riguarda per la nostra vita, è una roba dei tecnici, non ci capisco niente. Poi a un certo punto, certo, quando si sono visti gli effetti del governo Monti, parecchi hanno detto, no, caspita, questo mi arriva direttamente sulla pelle, sulla vita personale, della famiglia, e quindi hanno capito parecchie cose, ma ci è voluto. In ogni caso, bisogna dire la verità, l'euro sarà un assoluto, ma guardate che il coronavirus lo è di più, cioè la paura legata alla morte, legata a... Ma il motivo è uno molto semplice. Io non è che la sto facendo l'opera, non è una tesi tradizionalista questa, Io sono per la tradizione moderna, diciamo. Però è chiaro che evidentemente è un rivelatore il coronavirus, anche del fatto che una società che non crede più a niente, non ha delle ideologie, non ha una visione del mondo, ma tendiamo un velo sulla Chiesa, cioè la Chiesa che da sempre svolge a suo modo una certa funzione di catecon. Alla fine rimane appunto il corpo, dice che c'hai sulla sopravvivenza, quello. Allora, sarebbe da farci, questo anche proprio, come dire, un percorso a livello universitario, di studi, un lavoro forte, perché? Perché già Hobbes diceva, a me la sopravvivenza, l'ordine della sopravvivenza, ti protegge, però attenzione, lì ti proteggeva appunto dalle guerre civili di religione, cioè ti proteggeva dalla violenza che era anche reale di qualcuno che nella notte veniva e ti ammazzava, perché semplicemente interpretavi Dio in un altro modo. E qua invece è un nemico invisibile, è un fatto oggettivo, presuntamente fisico, biologico, cioè è un riduzionismo, no? È proprio una riduzione all'elementare. Per cui diamoci piano a dire, ma in fondo la sopravvivenza è l'unico senso dell'ordine politico moderno. No, perché in Hobbes era la sopravvivenza di un potere legittimo che si legittimava neutralizzando la guerra civile. E qua invece è un potere che ti dice... Io ti faccio sopravvivere come corpo, perché ci sono delle minacce che sono dei virus. Uso il plurale perché ogni tanto vengono annunciati nuovi e questo un po' m'allarma. I virus ci sono sempre stati, no? Com'è che ora c'è questa cavalleria dei virus? È un po' strano. Spesso in unione con questo discorso sul clima. Figuriamoci se la questione dell'inquinamento non è importante, chiaro, per me è importante, però ho la sensazione che anche qui la narrazione gretina, anzi con la C al posto della G, sia funzionale. Quindi Alberto, il problema è che appunto le guerre civili di religione, le questioni economico-sociali in cui l'economia è una fonte anche di
di ideologia, è una fonte di modello sociale, è un, appunto, come diceva Cimena, finché è ancora una lotta fra comunismo e capitalismo, l'economia è ancora una cosa spirituale. Quando ci sarà solo la tecnica, e la tecnica di che si occupa? Di se stessa. E l'unico referente che ha è il puro dato corporeo. La tecnica biomedica, appunto. Cioè, non lo avevo, ci si è rivelata questa cosa, ma è una fonte di possibile consenso, una fonte di, certamente, di indocilimento. Detto ciò, attenzione, siamo così sicuri, sono più ottimista di te, siamo così sicuri che la gente si voglia far schiacciare? Siamo così, certo, la paura ha generato quello che ha generato. Però io vedo segnali di presa di coscienza, quindi ci si può lavorare. Giriamola, siccome si è ridotto, se si arriva al livello dell'elementare, lì si gioca una partita fondante, elementare, bisogna scendere su quel terreno. Da quel terreno si riarriva alle questioni sociali e economiche.